presentazione questo libro, che vuole in qualche modo proseguire un ragionamento sui temi del paesaggio. Presento l'autore, il professor Enzo Barnabà, autore di numerosissimi libri, in particolar modo il tema della storia è il suo riferimento. Uno storico che ha scandagliato tantissimi archivi, ha trovato materiali di grande interesse, questo sia della storia contemporanea, quella più recente, legata anche in qualche modo alle traversie del Novecento e soprattutto il periodo della guerra. Ma l'ambito di interesse è anche più ampio. Questo pomeriggio, vi dicevo, presentiamo questo volume, ecco, Il sogno babilonese. Detto così, sarebbe una cosa molto esotica. Quello che è interessante, però, è un rimando al tema babilonese, quello dei giardini pensili. Nel senso che questo libro, in qualche modo, vuole scandagliare il progetto di un giardino straordinario. Vi invito poi, ovviamente, spero che sarete incuriositi e vogliate poi anche andarlo a visitare. È peculiare per tanti motivi, ecco, è interessantissimo, ha anche delle singolarità che in qualche modo, non dico vanno dal macabro ad un esotismo un po' particolare, però il giardino si presta anche a questo tipo di peculiarità. Quello che è interessante è che è esattamente sul confine, il confine tra l'Italia e la Francia, con il Ventimiglia e Mentone, quindi un giardino di passaggio, qui il professor Rei so quanto i temi del confine, no? Ti stiano a cuore. Ecco, guarda, questo qui avresti da fare tutta una carriera accademica sul confine Italia-Francia, ecco, da questo punto di vista, anche recente, un confine caldissimo da questo punto di vista. Questo fa sempre parte degli studi del professor Barnabà. Guardate, sono certo anche nella brevità della presentazione che sarete molto, molto interessati, perché è davvero ricchissimo di cose belle, singolari. Vi dico solo una parola, ecco, forse qualcuno di voi evoca dei rimandi a cose particolari, la parola è Voronov. Voronov è stato uno dei proprietari, forse quello più noto di questo giardino, un medico che si è posto un obiettivo. L'obiettivo è quello della giovinezza, di poter ringiovanire le persone, cioè, e ha fatto una sua fortuna incredibile, ecco. Ma io nella postfazione, ecco, se poi avete piacere di leggerla, ho voluto dar conto come il giardino, certamente si presti ad essere in qualche modo vissuto da tanti punti di vista, ma certamente il giardino si presta anche ad essere un luogo in qualche modo in cui uno si riconcilia in generale con la natura, ma anche con se stesso. È un luogo in qualche modo terapeutico. Chi fa giardino, chi vive il giardino, in qualche modo si ritempra, si ristabilisce, al di là dell'arte medica, ecco, si può fare molto in un giardino. Qui ci sono persone che hanno giardini splendidi, ecco, so San Martino Alfieri, di una bellezza infinita, si citava prima anche Montemagno, un altro giardino, Castello è strabiliante, ma anche il giardino, ecco, la realtà piemontese ha degli esempi numerosi, molto belli. Irma Beniamino sta curando, ci ha offerto una sua conferenza straordinaria, molto bella, su San Sebastiano da Po, in un altro giardino interessantissimo, questo Kurten, ecco, che in qualche modo ha lasciato segni interessanti. Ma adesso entriamo. Allora, Enzo Barnabà è il professore anche di francese, e quindi in questo modo questa sua conoscenza anche della lingua, letteratura francese, ha permesso in qualche modo di scandagliare a fondo questo confine Italia-Francia, e oggi ci offre una lettura di questo giardino. Forse ho detto già fin troppo, parla, ecco, Enzo, tra l'altro siamo amici, ci conosciamo da tanti anni, prego. Beh, buonasera, grazie per avermi invitato e grazie per la pazienza che avete da fare un appendice alla riunione ufficiale. Sarò breve, si dice sempre così, poi invece no. Io fra 29 minuti interrompo a qualsiasi punto io sia arrivato. Questo libro è un libro piccolino, piccolino, sono 120 pagine,
di cui 50 di immagini d'epoca. Ho avuto la fortuna di trovare immagini d'epoca inedite, perché il ricercatore ricerca, però poi deve essere fortunato per trovare le cose, non basta il fiuto del ricercatore, che di cui una buona parte vedrete. Il testo sono 60 pagine, quindi un testo molto breve, però mi è costata molta, non dico fatica, perché a me piace fare ricercare, andare in giro, seguire tracce, ma ho dovuto fare ricerche in vari archivi italiani, francesi, e leggere testi di tantissime lingue, in italiano ovviamente, in francese ovviamente, siamo, come è stato detto, alla frontiera franco-italiana, quindi non si può non dare uno sguardo da est e da ovest, altrimenti franco-francese o italo-italiano è limitato, non si incrociano le fonti e non si ha una complessità delle fonti, la vastità delle fonti si perde. Ma anche, pensate, in tedesco, perché una delle signore, delle proprietarie di questa villa era una tedesca, e seguendo le tracce del figlio, che divenne un pittore importante negli anni 50, quindi il genus loci di questa villa di cui stiamo parlando è sicuramente la medicina, nel senso che è stato esposto prima, 3 proprietari su 4 erano medici o legati alla medicina, ma è anche l'arte, perché 2 su 4 sono artisti, sono pittori di valore, ma le due cose forse non sono in antagonismo, perché bellezza e salute, e bellezza del territorio, della location, come si dice in buon italiano, vanno sicuramente d'accordo, ma anche dei testi in lingua polacca. Perché uno di questi personaggi di cui parleremo è stato un eroe della Polonia precomunista, è stata scritta una tesi all'Università di Cracovia, che sono riuscito a preoccuparmi, poi tradurre come è stato possibile, insomma, quindi mi è costata, c'è un concentrato in queste 60 pagine di conoscenze. Questa è la copertina del libro. Libro che è stato tradotto anche in francese, ho portato una copia, che avesse la curiosità di conoscere la mia prosa francese potrà farlo, perché io vorrei svolgere la funzione, abitando lì a Grimaldi di Ventimiglia, dove Marco ha una casa, la funzione di briseur de frontières mentales, come dicono i francesi, come dice qui Nismatin. Cioè le frontiere, come dire, delle merci e delle valute, del denaro, sono state abbattute. Quelle umane, anche tranne per il popolo della notte, come le chiamava uno scrittore ligure che si chiama Francesco Viamonti, che probabilmente voi conoscete, o i dannati della terra se preferite, ma le frontiere mentali no, sono fortissime. Tant'è vero che il primo personaggio di cui parleremo in Francia, soprattutto a Mentone, è notissimo, in Italia non lo conosce nessuno, questo è proprio due culture diverse, insomma, che non sono state per niente sanate, almeno per quanto ci riguarda. Qua siamo sui luoghi, questa torre in primo piano che vedete diventerà il castello di cui parleremo, in alto c'è il paesino di Grimaldi, qua siamo nel 1850, e là c'è Mentone, quindi la frontiera è subito dopo questa torre. Eccola qui il panorama che si vede di Mentone, che si vede praticamente dalla torre, da questa garitta creata dalla Repubblica Ligure con la funzione di controllare il traffico che c'è a Mentone. La frontiera in quel periodo, fino al 800 inoltrato, non è una frontiera come immaginiamo adesso, di respingimento o di contenimento degli uomini, ma è soprattutto per le merci. Gli uomini passano abbastanza liberamente. Il Trattato di Torino del 60 viene applicato solo qui verso il 1880, quindi chiedere documenti a chi vuole passare. Prima si passava del tutto liberamente, quindi la torre che vi ho mostrato serviva a evitare il contrabbando delle merci. La Repubblica di Genova ci teneva, perché
da lì arrivava il sale che veniva dalla Camargue, Aigues-Mortes, Hyères, eccetera, e poi arrivava in Valroia, risaliva alla Valroia, questa è la via del sale più importante, per arrivare in Valpadana e quindi fino in Svizzera. Il sale sappiamo l'importanza che ha anche per la conservazione degli alimenti, eccetera. E il primo, la persona che inaugura questa storia si chiama Bennett. Questa è una statua di questo signore che si trova nel cuore di Mentone. Questo signore arriva a Mentone nel 1859 e dice, in una cartolina che manda ai suoi parenti a Londra, sono a Mentone, città italiana. Quando presento questo libro a Mentone dintorni e dico una cosa del genere, si suscita l'ira di Dio. Mentone non è mai stata italiana, Nizza non è mai stata italiana. Il che dal punto di vista francese è anche vero, perché i francesi mescolano nazione e nazionalità, perché questa è la storia della Francia. Man mano che Parigi si estendeva, imponeva la sua cultura, la sua lingua, e quindi la gente diventava francese. Noi eravamo italiani anche ai tempi di Dante Alighieri, per alcuni aspetti, insomma, diciamo così, quindi non abbiamo avuto bisogno di fare un'unità nazionale perché ci fosse una comunità italiana di cui tutti facevamo parte. D'altra parte, quando nel Settecento come si chiama? Qualcuno, adesso mi sfugge il nome, che viene invitato dal re di Francia a fare commedie, fin qua si parla di Goldoni, evidentemente, grazie, fin quando è a Nizza si trova a casa sua. Quando poi attraversa il fiume Var, una lacrimuccia, dice nelle sue memoirs, gli esce dagli occhi, perché sta andando all'estero. Per Dante la frontiera è alla Turbia, da lei dice Turbia, però Dante si rifà alla geografia classica. Per Petrarca, che invece la frontiera la conosceva andando e venendo da quelle parti, Avignone, eccetera, la frontiera invece per lui, la prima città italiana che si incontra venendo da est, è Nizza. Ecco, quindi sono delle ottiche totalmente diverse. Quindi Bennett trova che questo paese italiano che si chiama Mentone è il luogo ideale per curarsi. Pensa di avere il mal del secolo, il mal sottile, e quindi hic manebibus optime, si ferma a Mentone, e anziché passare a miglior vita nel giro di pochi mesi come temeva, la sua vita si allunga e 5 anni dopo è ancora a Mentone, sano e salvo, dice allora qui mi fermo, perché aveva affittato un appartamento, e ci resto. D'estate andava a Londra, dove faceva ogni tanto il suo mestiere, che era quello di ginecologo, ed era anche il ginecologo della regina Vittoria, la quale diventerà una specie di testimonial nella scoperta di Mentone. Perché cosa fa? Apprezzando tanto questi luoghi, Bennett scrive un libro che ha un enorme successo, c'ha 8 edizioni in lingua inglese, una in tedesco e una in danese, e la gente arriva come le mosche a Mentone per guarirsi dalla tubercolosi. E Mentone passa, grazie a Bennett, da un borgo in cui sono pescatori e agrumicoltori che non arriva ai 4.000 abitanti, nel giro di 12 anni arriva a 15.000 abitanti, una cosa strepitosa, insomma. I due alberghetti insignificanti che servono si moltiplicano per 100 tra pensioni, alberghi, eccetera. E questo borgo, diciamo, non particolarmente pulito, ma vince il premio della città più pulita di Francia, perché Bennett, che oltre ad essere medico si occupa di igiene, convince il sindaco di Mentone che le tubature sono necessarie, e la pulizia, eccetera. Ecco, quindi questo è il nostro Bennett, il quale, visto che decide di restare in loco e ha nostalgia del suo giardino che ha a Londra, nelle rive del Tamigi, dove fa acclimatazione, decide di acquistare questa torre, che è la torre che abbiamo visto prima, quindi in territorio italiano, e la Torre dei Corsi viene chiamata abitualmente, perché è la guarnigione che per secoli è stata lì e veniva dalla Corsica, che faceva parte della Repubblica di Genova. La ristruttura e diventa la sua abitazione.
La torre poi sotto costruisce sei stanzette per abitarci, pur essendo ricchissimo, perché il papà è un industriale di Manchester e lui è un medico importante, il medico dell'imperatrice, figuriamoci, però vive in maniera spartana. Quello che a lui interessa è il giardino, questo terreno, come dire, gervido che lui acquista, le 16 parcelle che acquista, lo trasforma radicalmente, fa venire l'acqua dal fiume San Luigi, crea un sistema straordinario per l'epoca, e pensate che il serbatoio più importante che lui costruisce oggi è un appartamento. Tanto è rilevante. Ecco, prende un contadino del posto e si mette a costruire questo giardino di acclimatazione, che è il primo giardino di acclimatazione di questa zona, di una zona vasta che va da Nizza fino a Sanremo, in quell'epoca. A Genova ci sono già i giardini di acclimatazione, ma lì è stato il nostro Bennett che l'ha introdotto. E scrive, c'è la stampa di tutta la Francia che viene a vedere questo giardino, che è descritto veramente in migliaia di pagine, perché i giardini esotici interessano i parigini, vedere queste palme, queste piante che non hanno mai visto, neanche immaginato, suscitano interesse. In una rivista lascia questa intervista. Dice: in questo luogo affascinante, sospeso per così dire in aria, sulla fiancata di una montagna che vista dal basso appare quasi perpendicolare, cominciai a creare il mio Eden invernale, come un moderno Robinson Crusoe. Il mio Venerdì era un contadino del vicino paese di Grimaldi, intelligente e un po' filosofo, che aveva trascorso la gioventù a navigare nel Mediterraneo. Aveva gestito un negozio a Tunisi, eccetera, eccetera. Quindi crea un giardino di acclimatazione imponente che attira molta gente. E nell'ingresso scrive: un salvete amici, per dare il benvenuto a tutti quelli che vogliono presentarsi. E sulla torre che abbiamo visto fa svettare una bandiera che muta a secondo della nazionalità degli ospiti. Se viene un ospite americano, sarà la bandiera americana. Purtroppo non ho il tempo di soffermarmi negli aneddoti, ce ne sarebbero tanti, ma chi è interessato lo troverà nel libro. La torre poi pian pianino diventa questa villa. Dopo qualche anno si stufa della vita, diciamo così, spartana che fa, e diventa questa villa. Questa immagine del 1888, villa che io chiamo Chateau, perché? Perché tradurre Chateau con castello è un falso amico. I Chateau della Loire non sono castelli, se intendiamo in italiano il castello è legato all'arte militare, insomma. In francese lo château è castello, ma è anche la villa, una grande villa. Le ville venete sono degli château per i francesi. Faire la vie de château significa fare la bella vita, servite e riveriti da abbondante personale, con un bel parco e una bella dimora. Ecco, qui un'altra immagine della villa, qui il sedile dove sedeva la regina Vittoria, che fece da testimonial, perché la invitò a venire per curarsi anche lei. Quindi abitò a Mentone per 3 mesi, e tutta la stampa inglese a seguirla, e tutti gli inglesi poi volevano fare come la regina. Insomma, non spendendo nulla, fa una pubblicità straordinaria alla città di Mentone. Qui passiamo ai secondi proprietari, che so che è la famiglia Waterman, che non ha nulla a che vedere con le penne stilografiche, ma con delle miniere di ferro negli Stati Uniti. La mamma, che è vedova, dirige la famiglia come una regina folle, dirà questa ragazza, questa signorina quando è ragazza. Ha 3 figlie, vanno in giro per l'Europa a visitare vari luoghi. Lei si chiama Romaine perché nasce a Roma. Ha un problema con la mamma, perché la mamma è convinta che questa ragazza è l'incarnazione del diavolo. Dici E un po' un giorno è matto. stufa di lei, sono ammanata, e dice: basta, c'è una famiglia di povera gente, dice: tenetela voi un pochettino, ve la vengo a riprendere fra qualche ora. E dice: sì signora, il suocero, no, il papà di questo era un senatore, quindi gente molto importante, e invece si sarà scorda la figlia. E
Dopo alcuni giorni, ma quando viene la mamma, fa ricerca e trova il senatore, solo dopo una settimana viene recuperata dalla madre, per dire. Quando poi in Europa finiscono per comprare quella villa che vi ho mostrato, non la sopporta e dice: senti, vai a vivere per i fatti tuoi, appena 13 anni la mandi in un orfanotrofio a Genova, dove non mangia sufficientemente, dove fa questa vita infelice, mentre il maschio, un fratello, è la reincarnazione di un angelo biondo. Quindi c'è questo conflitto terribile, e anche di Chopin, perché pensa che suona, strimpella malamente, però suona. Ecco, la nostra Romaine scappa dall'orfanotrofio quando può, avendo dimestichezza con il disegno, scappa a Parigi, dove frequenta una scuola di pittura di grande rilievo, suo compagno di corso sarà Modigliani, e poi diventa una ritrattista importante, la voleuse d'âme, perché riesce a cogliere l'anima della persona che ritrae, e nella sua ribellione si dedica al culto di Sacco, ma fa un'eccezione con D'Annunzio. E ha l'infelice idea di presentargli la sua amichetta, che è una ballerina importante all'epoca, a cui D'Annunzio dedica la parte principale del Martyr de Saint-Sébastien, e quindi nasce un ménage à trois molto, vabbè, questi sono dettagli. Questo ritratto di D'Annunzio lo troverete al Vittoriale, l'ha fatto la nostra Romaine. Ecco, qui è la tomba del maschietto, perché quando muore la mamma fa venire un medico che è anche un medium per poter parlare col figlio, e riesce a ottenere dal comune di Ventimiglia, dal prefetto di Imperia, la possibilità di seppellirlo nella sua proprietà. E io ho trovato, dove vado a ricerca, proprio la tomba. Questa è la tomba di questo ragazzo, una cosa di allucinazione totale, insomma. Questa è l'immagine della tomba, con questa simbologia, con la sigla di questa signora, Ella Waterman Goddard. E qua passiamo alla terza famiglia di proprietà. Questa è la signora Wolf, che è una vedova ricchissima, che sta tra Mentone e le città sciistiche della Svizzera e dell'Austria. E a Mentone è corteggiatissima, è giovane, bella e ricchissima, e tra i mille corteggiatori sceglie il signor Appenzeller, che non è medico, ma ha le funzioni di medico, perché è un chimico, essendo la sua amichetta morta di mal sottile, anche lui se ne va, lui è dell'attuale Ucraina, di una famiglia ebraica, quindi parla davvero, è poliglotta, perché nella sua città si parla polacco, la lingua ufficiale è il tedesco, a casa sua si parla yiddish, parla inglese perfettamente, e anche francese, e anche poi finirà per imparare bene l'italiano. Ecco, questo signor Appenzeller, appena laureato, se ne va a Berlino, dove segue i corsi di Virchow e poi di Koch. Non contento, se ne va a Parigi e segue quelli di Pasteur. Quindi diventa un microbiologo titolato, fortunatissimo, e poi si stabilisce a Mentone, dove cura gli ammalati di mal sottile che ha fatto venire Bennett. Ecco, poi Mentone è vicino anche a Monte Carlo, riceve una clientela di un certo tipo, e quindi questa signora, tra i vari corteggiatori, sceglie il nostro Appenzeller, anche perché è il più bravo ballerino di valzer, insomma. Quindi questo svolge un ruolo. Eccolo lì il nostro Appenzeller, con quei più bassi. Vabbè, la signora ha due figli di primo letto che si sposano nel 14, questa è la terrazza della villa, una con un ufficiale prussiano, e che fa venire un cappellano da Berlino, proprio prussiano anche lui, invece l'altra con un avvocato di Monaco di Baviera, ed è un matrimonio straordinario, un doppio matrimonio straordinario. E quando alla fine di una giornata, che è la giornata più importante forse che si svolge in questa villa, le due coppie partono per il viaggio di nozze, siamo nel gennaio del 14, la mamma scrive nel diario di cui vi ho detto,
girando l'angolo mi rendo conto, mentre che l'orchestra continua a suonare, che un'epoca è finita. Certo, è finita la Belle Époque, da lì a poco scoppierà la Prima Guerra Mondiale, eccetera, eccetera. La faccio breve, questo è il menu del matrimonio, ecco, vabbè, un menu estremamente ricco, da notare la glassa, la Lundgren, perché il nostro avvocato amava molto Lundgren, e così via, insomma. Così ho trovato il menu. E questo è il figlio che diventerà eroe polacco, perché col papà parlava polacco, ecco, e con la mamma tedesca, anche lui. E poi il pittore di cui vi ho parlato. Andiamo avanti. La villa, dopo la Prima Guerra Mondiale, viene messa in vendita e si chiama un fotografo di Nizza per fare delle fotografie e poi fare girare questo album a eventuali acquirenti. Questa è l'immagine generale, si vede appunto la villa e l'ascensore che porta ai Baldi Rossi. La strada di latte sul mare non c'era ancora, quindi per andare ai Baldi Rossi bisognava andare a Mentone dalla via Aurelia e poi tornare via terra da Mentone. E siccome qui c'è un casinò che è stato una ventina d'anni, per andare a giocare al casinò bisogna andare in Francia, i soldi erano contingentati, i documenti, eccetera. Quindi si è preferito fare questo ascensore che è durato fino agli anni 70. Poi è stato purtroppo distrutto ed è un peccato, anche se non aveva più alcuna funzione, avendo fatto la strada sul lungomare. Ecco. E qua sono alcune immagini che faccio scorrere rapidamente di questo album. Ecco la villa in tutto il suo splendore. Una sala da pranzo, cioè con questo caminetto straordinariamente importante, ma non ho tempo di parlarvene. Ecco, il giardino. Questo è l'ultimo proprietario, quindi siamo arrivati alla fine, A Voronov. il dottor Voronoff, notissimo, sia ai suoi tempi, e non solo, dopo la sua morte, un vostro concittadino, ha fatto una Fred Buscaglione, ha fatto una canzone dedicata a Voronoff. Alcuni anni dopo la morte, è stato popolarissimo, uno degli uomini più popolari del pianeta. Perché? Perché faceva questi xenotrapianti da specie a specie, da scimmia a uomo, e in particolare i testicoli della scimmia sull'uomo, e c'era una coda interminabile per poter essere operati. E ancora oggi, se venite, c'è un'appendice della villa in cui sono le gabbie delle scimmie, che si vedono benissimo. Se verrete ve le mostreremo, eccetera. Ci sono ancora le gabbie. Qua, quando ha voluto comprare un terreno a Monaco, ma il proprietario gli ha detto: non la vendo al principe, non a te, però vattene a Grimaldi, dove c'è un terreno in vendita, i signori Appenzeller lo vendono e può fare al caso tuo, perché tu vuoi allevare le scimmie anziché farle arrivare dall'Africa, costa caro, muoiono in itinere, e lì l'allevamento lo puoi fare, non c'è bisogno di farlo qui a Monaco. Lui aveva intravisto dove c'è il giardino esotico attualmente, di allevare lì. Ecco, e questa è la terza moglie del nostro Voronoff, che ha 48 anni meno di lui, quindi tutti pensano che ovviamente lui si sia auto-operato, ed è una bellissima signora. Qui c'è l'allevamento con scimmie. Qua c'è un pittore celeberrimo che avete riconosciuto, che dipinge le scimmie di Voronoff. E qui c'è Voronoff, prima era a Monaco. Qui siamo nel campo da tennis con la pittrice, non la pittrice, scusate, la soprano Lily Pons, che era una sua ospite abituale, e col fratello, che è quello che è a sinistra, che amministrava la villa, che era un ingegnere elettrico e che purtroppo morrà ad Auschwitz. È una storia terribile. Vabbè. Qui sono ufficiali italiani nel 40, nel giugno 40, che guardano Mentone, che si apprestano ad occupare, ma sono bloccati lì, proprio lì sotto la villa Voronoff, da appena 9 soldati francesi. Riescono a bloccare 20.000, 10.000 almeno soldati italiani, sì. Che c'è un bunker, si è andata a Ponte San Luigi, si vede con due bocche di fuoco. Appena gli italiani svoltano l'angolo, questi sparano, e quindi poi la cosa finisce bene, perché i tedeschi hanno occupato, sì, la Francia, i francesi accettano l'armistizio, ma questi non lo sanno, perché la radio non funziona, quindi continuano a sparare, e finalmente si trova un ufficiale
francese che si veste da ufficiale e dice: ma glielo dire tu che ormai la guerra è finita, insomma, ecco, se no continuavano come potete immaginare. E voilà, la villa dopo la guerra che è stata bombardata, è stata bombardata. Qui è avvenuta una strage nel dicembre del 44, quest'anno celebreremo l'ottantesimo. I tedeschi, proprio davanti alla villa, uccidono 13 abitanti di Grimaldi. È una strage terribile, paurosissima. Voilà, è la villa adesso. Questa è la villa com'era ai tempi di Voronov. È lo stesso luogo oggi. La statua non c'è più. I luoghi hanno una memoria che sappiamo, ma questa memoria talvolta può diventare flebile. Ma comunque, chi va, l'idea della Belle Époque la può toccare con mano. Insomma. Certo, non i tanti migranti che vengono respinti alla frontiera francese, che spesso si accampano sotto la villa e che non guardano la bellezza, ma pensano: come faremo a attraversare la frontiera, e fanno riunioni per questo. Ecco, io ho finito. Solo una chiosa, poi abbiamo un piccolo brindisi che possiamo fare tutti assieme. Tu non l'hai detto, ma ovviamente tante cose le hai saltate. Ma c'era una porta Ah, secondaria. Ecco, guardate, una cosa carina, ecco, il Voronov è diventato ricchissimo. Non funzionavano ovviamente questi trapiatti, sono così una cosa. No, 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 sì, certo, non c'era il funzionava. rigetto, No, no. ovviamente c'era il rigetto. Però ecco, bisogna riconoscere una cosa, ecco, che chi avvia un filone nuovo certamente all'inizio trova delle difficoltà, certo lui faceva per guadagnarci e quant'altro. I xenotrapianti, al di là di questa peculiarità che lasciamo stare, oggi sono invece una realtà che esiste. Ecco, io sono operato, adesso ovviamente partecipo, ma ho una valvola al cuore che è di un altro animale, ecco, per cui in qualche modo faccio parte degli xenotrapiantati e sono qui, ringrazio indirettamente anche Voronov che in qualche modo ha avuto almeno questa intuizione di provarci. Ma diciamo di questa porticina laterale, ecco, porticina laterale, il giardino è proprio sul confine, questa Sì, porticina. no, beh, per parlare dei trapianti bisogna dire che Voronov, il bilancio della sua attività, perché fa molte cose, aspira al premio Nobel per la medicina, Sì, insomma, è vero. non è positivo alla fine, però alcune intuizioni l'ha avuta. Per esempio le banche d'organi, è lui che ne parla per primo, che io sappia, in un suo libro parla: se muore una persona, gli organi non muoiono, quindi recuperiamoli subito, poi trapiantiamoli a chi ne ha bisogno, eccetera, eccetera. E poi oggi si parla molto di fare xenotrapianti anche di scimmie, però se ai tempi di Voronov far levare scimmie per poi togliergli e spiantargli un organo era una cosa fattibile, oggi è impensabile. Oggi è impensabile, ecco perché invece con i maiali si può fare. Ma diamo conto di questa porta. Allora, alla porta, io sono chiacchierone, E poi ci andiamo a fare un brindisi. la porta, sì, la dogana. Si trovava in territorio italiano, la dogana italiana, non alla frontiera come abitualmente avviene, proprio davanti alla villa Voronov. E Voronov ha pensato bene, visto che l'ingresso era dopo la dogana, di aprirne un altro prima della dogana. Ha comprato un terreno da uno signore di Grimaldi, il quale ha chiesto 14 volte il valore del terreno. Questo ha capito? Beh, i Liguri, insomma, non so, non rimangono per Però niente. no, Non quindi bene, diciamo, ecco. Vabbè, scomodo, No, no, certo. non al Ligure, lui Voronov, Vabbè, ecco. certo. Voronov ha pagato e ha aperto questo secondo ingresso. Quindi lui, per esempio, le scimmie si nutrivano soprattutto di banane, le banane in Francia costavano meno della metà che in Italia. Quindi li faceva arrivare alla stazione di Mentone e poi li portava alle scimmie senza pagare i diritti doganali, Ecco, evidentemente. ma lo dico io, una cosa buona, ecco, c'erano anche i ebrei che dovevano scappare, Certo. ecco, per poter fuggire dall'Italia e lui li faceva passare, ecco. Sì. Quindi chiudiamo anche con un'opera di bene. Sì, c'entra perché uno chef di un ristorante del Ritz di Parigi si è inventato un filetto particolarmente energetico e l'ha dedicato a Voronov perché i suoi trapianti davano energia. Sì, non era lui che ha inventato il filetto alla Voronov.
che gli è stato dedicato. Ma se andate sul dizionario, la vogonozizzazione è un termine che... l'ha usata anche Mussolini, esatto. Vogonofizzerò l'Italia. Va bene.